L'Avastese trova la prima vittoria interna della stagione all'Aragona battendo l'Ovidiana Sulmona. Lo ha fatto affidandosi al suo bomber, l'implacabile Francesco De Filippo, autore della doppietta che ha confezionato il 2-1 finale. Per gli ospiti non è bastata la rete dell'implacabile Martin Blanco, un successo che consente ai vastesi di agganciare al quinto posto l'Ovidiana alla terza sconfitta negli ultimi 4 turni. Al 6° minuto l'Ovidiana Sulmona prova a rendersi pericolosa con un tiro cross di Lombardo smanacciato da Nuzzo. La Vastese risponde 3 minuti più tardi con la conclusione da distanza siderale di Martiniello a sorvolare di molto la traversa. Al minuto numero 15 De Vivo crea un corridoio apparentemente impossibile per Di Giacomo. Cross dalla sinistra, Puglielli smanaccia come può, a centro area c'è De Filippo che colpisce a botta sicura, ma sulla linea di porta è miracoloso il salvataggio di Bozzolini. Nessun problema, 60 secondi più tardi l'attaccante campano non perdona, altro assist di De Vivo, il bomber biancorosso di destro insacca sotto l'incrocio firmando il 4° gol con la maglietta della Vastese. La manovra vastese è fluida, Di Giacomo è tra i più in palla e al 25° minuto con una conclusione dal limite costringe l'estremo ospite a rifugiarsi in angolo. Prova a rispondere il Sulmona, a minuto 27 Lombardo dalla sinistra si accentra, conclude ma viene stoppato da Lucero. De Vivo è l'uomo in più, dopo aver servito assist al bacio al 32° ci prova con una punizione da distanza impossibile, facile preda di Puglielli. Meco Monaco non è contento dei suoi, al 37° richiama il 2004 di Giannantonio per il parietà Venditti, al 41° arriva la più grande occasione per l'Ovidiana Sulmona, punizione dalla sinistra calciata da Romano Puglielli, a 2 passi dalla porta in mischia Martin Blanco colpisce ma viene chiuso da Super Nuzzo. Sulla conclusione ravvicinata di Pelino si salvano ancora i biancorossi tenendo blindata la porta. Allo scoccare del 45° l'incornata di De Filippo sembra quella vincente, ma il 2005 Cristiano Puglielli compie un autentico miracolo tenendo a galla i suoi. La Vastese torna in campo con le idee ancora più chiare, vuole il raddoppio. De Filippo è tarantolato. Al 2° minuto penetra in area e va a contatto con Di Ciccio. Per il fischietto pescarese non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Momenti di apprensione per il centravanti campano che si rialza e si incarica della battuta. Esecuzione perfetta. Portiere battuto e match in discesa. Per il puntero vastese è la 5ª firma in campionato. Gli ospiti provano ad accennare una reazione. Al 14° su angolo è debole il colpo aereo di Di Ciccio. 1 minuto più tardi Martin Blanco ci prova ma c'è ancora Nuzzo a dirgli di no. In campo aperto i vastesi potrebbero chiudere definitivamente il match. Al 16° Boito innesca De Vivo ma la conclusione è facile preda del portiere ovidiano e al 23° è Martiniello a provarci ancora da fuori. L'Ovidiana non ci sta ad uscire dal match in anticipo e regala un finale molto vivo, rientrando in partita a 2 minuti dal 90°. Dalla destra, assist di Venditti, Martin Blanco a centro in area è un rapace, anticipa tutti e batte Nuzzo. Gli ospiti ci credono e al minuto 92 sfiorano il pari con Facundo Blanco, intervento prodigioso del ventenne Nuzzo che salva tutto. Non è finita perché nel 7° e ultimo minuto di recupero c'è un'altra occasione per gli ospiti, ma Venditti da 2 passi di testa non inquadra lo specchio della porta. La Vastese tira un sospiro di sollievo e può festeggiare una pesante vittoria in chiave playoff. Mister Del Grosso, pari e prestazioni contro Casalbordino e Giulianova. Oggi insieme alla prestazione sono arrivati anche i 3 punti, eccezione fatta per il finale di match un po' palpitante. Sì, esattamente, sono contento perché dopo tanto la Vastese è riuscita a vincere una partita tra le mura amiche, se lo meritava insomma i ragazzi, la società, i tifosi, e quindi sono contento primo per questo, secondo perché la squadra oggi ha dato delle risposte importanti sotto l'aspetto soprattutto caratteriale, perché quello non deve mai mancare, soprattutto quando si gioca in una piazza esigente come Vasto. Primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo creato molto. Il secondo tempo siamo rientrati col piglio giusto. Temevo che rientrassimo un po' contratti proprio per paura del risultato. Stavamo vincendo, quindi
credevo che avessimo un po', invece la squadra ha ricominciato a giocare, abbiamo trovato il secondo gol, dopodiché è chiaro che siamo calati fisicamente, ho cercato di coprirmi un po' mettendomi a 5 dietro, ed è chiaro che poi abbiamo sofferto perché con queste pallonate lunghe, poi un terno all'otto, qualche spizzata, qualche episodio a favore, si rischia. Fortunatamente è andata bene, però credo che la vittoria insomma, sia meritata per l'atteggiamento che abbiamo avuto e per la voglia con cui l'abbiamo ottenuta. Non è stata una vittoria a caso, è stata una vittoria cercata ma soprattutto voluta. È così, con questo spirito possiamo andare avanti, ma soprattutto possiamo andare a testa alta, che è quello che mi interessa di più. Mister Megomonaco, sconfitta all'Aragona, ci avete creduto solo nei 10 minuti finali. Da dove devo partire? Io non sono abituato a parlare di chi dirige queste partite, però qualche errorino c'è, però siamo sempre noi a determinare i risultati come calciatori, come allenatori. A me quello che dispiace di più è che il rapporto non è un rapporto sano con queste persone e quindi la partita è tutto un discutere quando bisognerebbe avere un po' di calma. Poi accetto la sconfitta, che secondo me non c'è, secondo me, perché abbiamo fatto una buona partita, non solo gli ultimi 10 minuti. Gli ultimi 10 minuti è normale che stavamo sotto, abbiamo fatto il possibile per mettere a posto la gara, però anche prima avevamo fatto buone cose. Fermo restando che io accetto il risultato del campo. Se il campo dice che la Vastesa ha fatto un gol più di noi, merito alla Vastesa che ha fatto un gol più di noi. Che cosa non è andato nella direzione arbitrale? Io il primo gol penso che sia da rivedere, il secondo, il rigore, la palla la stava prendendo nettamente il nostro difensore centrale, non sarebbe mai arrivata dietro al nostro difensore, lo voglio rivedere, però no, io queste cose le accetto, Gli arbitri possono sbagliare come noi, però poi il rapporto è sbagliato, il rapporto come ci si pone non è un rapporto secondo me sano e io preferisco poi nemmeno parlarci con questi signori perché tanto hanno sempre ragione loro. E poi ripeto, accetto la sconfitta perché nel calcio ci sono anche gli errori di altri, l'accettiamo, però io dico che ho sbagliato qualcosa, anche qualcun altro dovrebbe ammettere che ogni tanto si sbaglia, perché se no, se la cosa è unilaterale non va bene.